C'era chi andava a spasso con l'auto comunale per le vie del paese, chi invece, una volta timbrato il cartellino, si recava in gioielleria per acquistare preziosi, chi ancora al panificio, al supermercato o ai funerali. C'è pure chi, addirittura, si assentava dal lavoro per andare a seguire convegni sulla legalità. È quanto emerso dall'operazione Come Back Soon, torno presto, condotta dai carabinieri di Palma di Montechiaro su richiesta del pubblico ministero Alessandra Russo. In tutto sono 11 dipendenti comunali sospesi dalla funzione pubblica, 14 gli avvisi di garanzia, di cui 3 all'indirizzo di altrettanti capi aree del comune, e 2 le posizioni stralciate, che riguardano per lo più lavoratori socialmente utili con contratti part-time. Un malcostume, come spiegato oggi in conferenza stampa dal procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio, che trova sicuramente terreno fertile in quei territori in cui vi sono lacune sia in ambito organizzativo che dal punto di vista del controllo. Per tale ragione, il colonnello Micucci, anche lui presente quest'oggi, ha annunciato che operazioni del genere potrebbero verificarsi anche in altri centri della provincia di Agrigento. In tutto, l'attività di indagine è durata effettivamente 5 mesi, avvalendosi di pedinamenti e intercettazioni, 3 mesi lo scorso anno e 2 mesi quest'anno.